Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati col nostro Circo Venezia, signori miei. Allora, noi siamo reduci dal pareggio molto brutto con l'Empoli che ci ha fatto nuovamente riperdere, come vediamo qui in classifica, il primato, diciamo, del primo posto con la Juventus. Infatti la Juventus ha vinto l'ultima partita, costata a 47 e noi siamo tornati al secondo posto a 45 punti. Adesso abbiamo lo scontro con il Napoli, Napoli che non so sinceramente in che posizione sia in classifica. È ottavo, ok, ottavo a 29 punti. Noi siamo secondi a 45. Mamma mia, abbiamo fatto il vuoto praticamente. Allora, avviciniamoci alla partita col Napoli. Dopodiché vediamo un attimino la formazione. Che noi con l'Empoli, se non ricordo male, abbiamo giocato con i panchinari. Quindi questa volta dobbiamo andare a mettere direttamente i titolari con Napoli per cercare di mantenere il passo della Juventus. Allora, infatti sono tutti i panchinari. Allora, sistemiamo la formazione. Ragazzuoli, allora, mentre si sta la formazione parliamo un attimino. Benitez, Riquelme. Noi siamo in pieno gennaio, ovvero in pieno mercato. Solamente che io non so minimamente chi possiamo comprare per migliorare questa formazione, perché abbiamo tutti i giocatori che ricoprono bene i loro ruoli in campo. Il discorso è che abbiamo venduto Gautier. Il nostro portiere è appena arrivata l'email che abbiamo venduto a Gautier e quindi praticamente no, qui ci va Birindelli, qui ci va Birindelli, perfetto, in padella Plizzari. Quindi in teoria dovremmo forse andare a cercare un altro portiere migliore di Padelli che si è fatto trafiggere praticamente in maniera assurda. Sono tornati Dolezal e Matarrese che io manderei decisamente in prestito. Sì, ma allora sistemiamo, va bene la formazione così. Andiamo un attimo in Hub Rosa. Qui a Berosa andiamo a mandare nuovamente in prestito sia quel Dehan che l'abbiamo preso dal Giovanili che è inguardabile, un 49, mandiamolo in prestito, vediamo se torna qualcosa di interessante e anche andiamo a rimettere in prestito sia Matarrese. Ciao Matarrese, sei venuto il nostro Eminflex con tanto furore e mo te ne torni in prestito. Che è il piccolo Dolly, il nostro piccolo Dolly in 63 era tornato bene, è cresciuto bene, ma noi lo rimandiamo subito in prestito. Cuso quanto è arrivato? A 70, il nostro piccolo Ibra è arrivato a 70. Dai, sta crescendo bene. Peccato che li perderemo tutti a fine stagione, perché ricordo che questa è l'ultima stagione che facciamo. Allora, Gautier venduto e ci hanno dato 23 milioni. Ok, Plizzari. La tua occasione e Collins sta attraversando un buon momento, ma già li abbiamo messi in campo a entrambi. Vediamo semplicemente un attimo quanto abbiamo. Noi abbiamo 56 milioni, raga. Abbiamo una barcata di soldi, come si suol dire. Una barcata di soldi che io non so sinceramente su che giocatore andare a prendere per migliorare questa rosa. Perché la rosa titolare è questa. E io direi che siamo messi abbastanza bene, raga. Considerando che l'anno scorso abbiamo vinto la Champions. Io direi che siamo messi abbastanza bene. Comunque, non perdiamo la concentrazione. Abbiamo la nostra maglietta portafortuna. Scendiamo in campo a San Paolo contro il Napoli e vediamo come va a finire questa partita. Ok, ci siamo signori. Siamo a San Paolo. Calcio d'inizio da parte del Napoli, che ricordiamo è ottavo in classifica. Noi siamo secondi. E il nostro obiettivo di quest'anno è il triplete, raga. Ultima stagione col Circo Venezia. Ricordo a tutti che siamo. Babu! Hanno comprato un Babu quelli del Napoli. Ottimo. Che stava a dire? Che questa sarà l'ultima stagione, lo ricordo a tutti, che ovvero l'obiettivo è quello di fare il triplete. No, che cosa fa quella? Dorme, dai, leviamo questa palla cortesemente. Io sto a parlare e questi stanno a fare le chiacchiere. Oh, Messi, recupera palla, palla per il mapa, è il mapa Mbappé, è il mapa Mbappé, passa in mezzo e se ne va il mapa, è il mapa, è il mapa, è il mapa, è il mapa, non la passa la piazza lui, traversa piena, ma porca. Paletta Ambriaca, pensavo che fosse entrata, invece ho preso la traversa. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Comunque ci siamo. Il mapa è scatenato, raga. Il mapa è scatenato. Nel Napoli sta esordendo Dalot. Chi è Dalot? Perché sono così ignorante? Non so chi sia Dalot, signori miei. Dai, guardalo. No, non dalla Richelme, dalla simulatore. Simulatore, bravo, bello il movimento del simulatore che non si fida di passare sulla fascia e perde la palla. Dalla simulatore. Dai, ti sto dando tante occasioni. Avevi giocato bene contro l'Inter, avevi giocato bene, poi ti sei perso praticamente. Contro l'Empoli, no, contro l'Empoli hai giocato pure bene. Ah, simulato, te stai a perdere contro il Napoli? Dai che fuori, se la raggiunge. Ma porca mi se l'ha raggiunta. Uccidilo, uccidilo, mamma che intervento bello, così ti voglio Birillo. Il nostro Birindelli, mamma mia che intervento che ha fatto.
Che scivolata, a momenti gli saltava la rotula, però va bene così. Dai, 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 dai. Fuori questa palla, fuori questa palla, fuori questa palla, fuori questa palla. Vai RR, vai il nostro Riquelme per il mapa. Che è scatenato, signori miei. Ne fa fuori uno. Vede Messi. Messi si ferma. Che l'apre per Lollo Caffè. Lollo Caffè la guarda in profondità per il mapa. Non era fuori gioco, no, ma non era fuori gioco. Ma dov'è che era fuori gioco? Ma stai scherzando? Ma che cosa c'aveva in fuori gioco? Il ciuffo di capelli, perché non hai neanche in testa. Bravo, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Saremo più forti anche del gioco, signori miei. Il gioco è contro di noi, noi saremo ancora più forti del gioco. Dai così. Vai, parti, parti, parti. Messi, 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 Neymar. Niente. L'asse Messi Neymar oggi non funziona. L'asse Messi Neymar oggi non funziona. Svegliatevi, raga, svegliatevi, raga. Abbiamo bisogno dei 3 punti. Abbiamo bisogno di 3 punti, non possiamo perdere altro terreno contro nei confronti della Juventus. Che non mi sembra molto. Altro intervento. Non so chi tu sia, ma ti sei guadagnato la pizza e birra stasera. Non so chi tu sia, ma va bene così, va bene così. Dai, raga, siamo al 20esimo. Siamo al 20esimo. Se prendo gol da calcio d'angolo, vi butto a tutti fuori. Dai, 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 forza, forza, forza. Vai, il mapa. È il mapa. Nel ruolo di difensore che non gli spetta. È il ruolo del difensore. È il mapa, non lo so. No, grande Plizzari. Grande Plizzari. Calcio d'angolo, ma tutto buono e benedetto, come si suol dire. Calcio d'angolo per il Napoli. Dai, dai, stanno a prestare troppo. Stanno a prestare troppo, raga. Stanno a prestare troppo e questa cosa non mi piace. Va bene così. Dai, 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 fuori questa palla, fuori questa palla. Fuori questa palla, chi è? È il mapa. È il mapa sulla fascia destra. Se ne va, se la fa tutta. Se la fa tutta il mapa. Ha accelerato, ha messo il turbo. Ha messo il turbo al mapa. Ha il mapa, ha messo il turbo. È il mapa. Questo è da cartellino rosso. Dalot all'esordio. Hai esordito con la maglia del Napoli e ti becchi. No, il giallo, non gli puoi dare il giallo. Dai, raga, me l'ha stroncato. Ma dai. Ma dai, guarda, 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 proprio di violenza, proprio, guarda la facciata che ha dato a terra. Vabbè, è assurdo, però va bene. Ci accontentiamo della punizione che io non so battere. Quindi verrà fuori una checchetta paurosa alla Papa Maullo, calcio d'anca, punizione, Riquelme. Attenzione, è lì, tirala, tirala. Che è successo? Che cosa hai fischiato? Ma che hai fischiato? Fuori gioco, ma dai. Ma tu, ma... Questo c'era, non posso dire niente, questo c'era, purtroppo questo c'era. Bella la staccata volante. Dai, 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 è il mapa, è il mapa, è il mapa, da solo, recupera palla, al limite dell'aria. Ah, ma chi c'hanno in porta? Superman, chi è? Meret, da quando Meret para così bene? Con tutto il rispetto per Meret. Ma da quando para così bene? Che cos'è? Superman? Mamma mia, qualcuno se ne prende la palla, dai, 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 Messi. Messi sul calcio d'angolo, palla è nostra. Non fa boiata, Messi l'hai fatta, Messi mio, Messi mio, hai fatto la boiata, non la dovevi fare, l'hai fatta. E va bene. Dai, 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 recuperiamo la palla, recuperiamo la palla. Birillo Birindelli, Birillo Birindelli è tuo, Birillo, Birillo è tuo, Birillo è tuo. Di chi è? Non lo so, chi lo sta inseguendo Insigne? Lollo Caffè. Lollo Caffè, bravo, Piera nel posto giusto al momento giusto, poi però si fa fregare la palla nel posto sbagliato al momento sbagliato. No, no, Napoli in vantaggio. Ma porca. Non ci credo, dai, raga. C'è Piera. No, chi è? Piera, il 13 è Piera. Era riuscito a recuperare la palla e poi si è fatto fregare. Dai. Chi ha segnato? Firmino. Il Napoli c'ha Firmino. Ma di che stiamo parlando? Dai. Va bene, va bene, va bene, non ci demoralizziamo. Gara in salita per il Napoli. Noi quando siamo in difficoltà, sì, per il Napoli, per il Venezia, quando noi siamo in difficoltà riusciamo a dare il meglio di noi stessi, riusciamo a giocare ancora meglio, signori miei. Guarda, guarda, guarda l'asse Messi Mbappé che non funziona proprio. Non funziona nulla in sta partita, raga, non funziona. Messi, Messi recupera la gran palla. Messi per Mbappé. Mbappé vede Neymar. Neymar non ci arriva, mannaggia a te. Chi ti ha schierato oggi in campo? Allora, palla rimessa laterale per Neymar che se ne va sulla fascia. Neymar lo vede al centro, libero il tiro. No, vabbè, mi stanno rimanendo in gola tutti, tutti. Ok, grande il nostro RR. Il nostro Rodrigo Riquelme recupera la palla per Orsolini che si accentra, limite dell'area. Vede il momento di Mbappé. Mbappé la restituisce la palla. Dai, ma era bellissimo.
Mai mi manda, vi mando a zappare la terra, dai, sbagliamo le cose semplici, non passaggio perfetto, dai che fuori. Cioè questi, ma con chi stiamo a perdere, raga? Questi non riescono a fare manco un passaggio dritto per dritto, che la buttano fuori e noi non riusciamo a tirare in porta. Dai, ma stiamo scherzando? No, dai, continuiamo. Era fuori gioco comunque. Se la palla arrivava a Mbappé era fuori gioco. Dai! Questo video si potrebbe intitolare Dai, praticamente. A quante volte mi stanno a far di... Dai! Dai! E corri, zio! Mamma mia! Quanto sei lento! No, è fuori gioco, arbitro, è fuori gioco. Era fuori gioco una vita. Proprio, è bello l'intervento di Lollo Caffè che rifà ripartire il Venezia, ma dai, non me lo puoi fischiare ora il fine primo tempo! Devo stare calmo. Il karma deve essere in me. Karma e serenità. Karma e serenità. Serenità e karma. Perché se no non andiamo da nessuna parte. Hashtag alleluia da parte di Papa Maullo. E questa partita la portiamo a casa. Forza. Righi Righelmi. Vede il mapa. È il mapa che si gira bene al centro. È il mapa. Neymar vuole la palla, ma si fa marcare il matto. Scusate, era un attimino un insulto vabbè, autocensurato, ecco, dai così. Dai Venezia, dai Circo Venezia, guarda Riquelme, bello Riquelme, guarda il mapa, grande mapa, guarda, guarda, chi devi guardare? Guarda tua sorella, grande Lollo, vai Lollo Caffè che sei tutti noi, Lollo Caffè, guarda il mapa, è il mapa, è il mapa, 1-2, 1-2-3-4, 1-2-3-4. 1, 2, 3, 4 avevo detto. Mannaggia a voi, a chi vi ha mandato in campo. Dai. Birillo Birindelli. Riquelme. No, la palla è per il mapa. Che si libera bene. È il mapa. È il recentro in aria. È il mapa. Beh, ma è il porca miseria. Non ci credo. Cioè, mi stanno rubando la partita. Dai, hanno trovato il gol per un errore nostro. E noi non riusciamo a trovare un cavolo di pareggio che lo troviamo adesso! Non so chi di chi ha segnato. Orsolini, il nostro mento d'acciaio, signori miei. La rimette sul binario giusto. Venezia 1, Napoli 1. Bello così, sul calcio d'angolo, passaggio per Messi. Messi vede Orsolini e il mapa si abbassa ed è 1-1. Bello così. Tutto da rifare per il Napoli, tutto sul binario giusto per il Venezia. Dai, è così, raga. Orsolini al 55esimo. Il nostro mento d'acciaio colpisce ancora. Dai così, raga. Dai così che la portiamo a casa. Dai che la portiamo a casa. Dai, sì, vabbè, dai, raga. Se vi ammazzate però tutte e due da soli, non, se ci mettete anche voi a farvi a ostruzionismo, dico. Non è che possiamo fare miracoli. Dove sta andando il... No. Plizzari, mamma mia, meno male che c'è Plizzari in porta, signori miei. Plizzari ci sta salvando non so quante volte. Ha fatto qualche paperella ogni tanto. Però non so quante volte ci ha salvato il fondoschiena, praticamente. Dai. 59esimo, calcio d'angolo per il Napoli. Usciamo da questa zona. Usciamo da questa zona, vai simulatore, grande simulatore, se ne va. Fattela tutta simulatore, dai che ti compro la macchina nuova, dai che ti compro la macchina nuova, vai così, guarda qualcuno libero in aria. 2-1! Chi è? Lollo, è Lollo, è Lollo Caffè, no, non è Lollo. Chi è? Birindelli? Che cazzo non l'ha segnato? Perché non mi fa vedere chi è che ha segnato? Grande azione di Neymar! No, è Riquelme, il nostro RR7, Rodrigo Riquelme, 2-1 Venezia, partita ribaltata, grande così. Quanti gol ha segnato Riquelme in campionato? Mi fa vedere quanti. Il nostro Rodrigo Riquelme, quinto gol in Serie A, partita ribaltata, tutta in salita per il Venezia, no, scusatemi, tutta in salita per il Napoli, tutta in discesa per il Venezia. Andiamo avanti così. Bella, prendi e porta a casa, come si suol dire. Siamo al 63esimo, raga. Non facciamo cretinate, cortesemente. Cortesemente gestiamo e ci portiamo a casa i 3 punti. Guardala ancora. Dovevi toglierlo meglio, mapa. Gliela devi passare meglio, mapa. Ah, mapa. Ma che stai a fare, mapa? E il mapa un poco
così sulle sue in questa partita. Il mappa un poco sulle sue. Vediamo se mi smentisce subito che con un dribbling si libera al limite dell'area di rigore, si allunga troppo il pallone. Mannaggia a te, mannaggia a te. Mannaggia a te che ti hai insegnato a controllare la palla. Dai, 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 torna su sto pallone, torna. Mannaggia. Vai portiero, vai Plizzari, grande Plizzari, tienila lì Plizzari, tienila lì come se fosse tua figlia. Dai così, con calma, palla a terra e ripartiamo, grande Riquelme, questo è fallo però, questo è fallo, sei un venduto, sei venduto arbitro, era fallo tutta la vita, vai Berillo, stroncali la carriera, Berillo, Plizzari mio, che cazzarola fai Plizzari? La pariamo la palla, la guardiamo solamente così attraversare l'area di rigore. Cioè, meno male che l'ha buttata fuori lui. Mamma mia. Allora, facciamo dei cambi. Facciamo dei cambi. Ma poi Messi è distrutto. Allora, facciamo uscire Messi e facciamo entrare. Non c'ho il sostituto di Messi. Non c'ho il sostituto di Messi. Ottimo. Bella così, bella così. Dell'Orco e Isak lo possono fare? No. Vabbè, allora facciamo entrare Dell'Orco al posto di Messi e Isak al posto di Mbappé. Cambiamo le due punte centrali in attacco. E poi non toccherei altro. Non toccherei altro, niente, raga. Dobbiamo tenere la squadra alta. Quindi dobbiamo avere le due punte là davanti fresche. Fresche, fresche, fresche. In modo tale che ci tengono alta la squadra. Dai così. Mbappé un poco assente effettivamente. Messi ha fatto qualcosina di interessante, però niente di particolare. Isak, bravo, Isak tieni palla. Isak per Riquelme. Dell'Orco, il nostro Shrek era completamente in fuorigioco. Ora viene visto il Birindelli. Birindelli che la ributta dentro per. Mannaggia. 77esimo, va bene, l'asse Shrek Newton funziona. L'asse Shrek Newton funziona, signori miei. Va bene così, con calma, con calma. Ricordiamoci, sono loro che devono inseguire noi, non siamo noi che dobbiamo inseguire loro. Vai Isaac, si gira su se stesso, Isaac, la traversa. Raga, non ci posso credere, due traverse abbiamo preso, raga. Cioè, due traverse, cioè, impressionante, il nostro mento d'acciaio. Mento d'acciaio per Isaac, che si fa fuori il difensore, Isaac. Newton, 3-1, prendi e porta a casa. Partita finita, signori miei. Partita finita. Ma Isaac ha segnato. Sì, Isaac ha segnato lui. Il nostro Isaac Newton, 3-1, prendi e porta a casa. Mamma mia, che bolide che gli ha tirato. Che stagnata. Fatto fuori, penso, Koulibaly. Palla all'incrocio di destro. Porca miseria. Bella così. Bravo Isaac, bravo Isaac. Che poi si chiama Alexander Isaac. Nono gol in Serie A. Scherzaci, perdevamo 1-0 a fine primo tempo, raga. Secondo tempo devastante, secondo tempo devastante. Non ce n'è, non ce n'è. Se il Venezia ingrana, se il nostro circo Venezia ingrana, non ce n'è, non ce n'è. Bella così, siamo all'83esimo. Mi posso reputare soddisfatto, raga, è andata bene. E pareggiamo, vi rendete conto, stiamo vincendo 3-1 a San Paolo contro il Napoli e abbiamo pareggiato 1-1 al Pierluigi Penso. Orsolini per Lampadù, no, Orsolini per Lampadù non la faccio con sostituzione. E abbiamo pareggiato 1-1 a Pierluigi Pensa a casa nostra contro l'Empoli. Cioè, poi dite, poi uno, non devono attaccarli i nervi. Quello con la Juve ci poteva stare il pareggio, dico, con la Juve ancora, anche se è stato palesemente rubato quel pareggio. Ma dico contro l'Empoli, cioè parliamone, contro l'Empoli è stato veramente qualcosa di obbrobrioso. Però va bene, però va bene. Ne facciamo tesoro. Shrek, Shrek, vede il movimento di Ricky Riquelme. Ricky Riquelme sulla fascia. Ricky Riquelme sulla fascia. Fa fuori il difensore avversario. Vede 4-1, raga. 4-1. Assist di Ricky Riquelme. Doppietta di mento d'acciaio. Orsolini. Prendi e porta a casa, raga. Prendi e porta a casa. 4-1, pulito, pulito. E dai, Orsolini si è meritato la standing ovation. Doppietta, bravo, bravo. Nel posto giusto, al momento giusto. Orsolini all'89esimo trova il suo quarto gol in Serie A. Facciamolo uscire, standing ovation per Orsolini. Al suo posto entra. Al suo posto facciamo entrare Ambarabacci Ciccocco. Fuori Orsolini, dentro Ambarabacci Ciccocco. Va bene così. Standing ovation per mento d'acciaio Orsolini, che con la doppietta sancisce la vittoria del Venezia sul Napoli. Calcio da centrocampo per riprendere il gioco. Oramai mancano gli ultimi minuti, l'arbitro ha sancito 3 minuti di recupero.
ma a noi oramai non ce ne fotte assolutamente più nulla, non ci interessa più di tanto. Dai, pure se fanno un gol, sai che mi frega. Dai, ragazzi, sì, fallo splendido, fallo splendido. Ma sei un campione! 4-2 del Napoli, gliel'abbiamo fatto fare, raga, gliel'abbiamo fatto. Non so chi abbia segnato. Ha segnato un tizio con il numero 11, ha segnato lui 4-2 del Napoli. Ma Plinzari era andato a prendersi un caffè al bar e quindi ha trovato la porta sguarnita a Lozano, che ha trovato il gol del 4-2. Signori miei, la partita finisce dopo 3 minuti e 10 di recupero. Venezia batte Napoli 4-2 in rimonta al San Paolo, signori miei. Stretta di mano fra Comodino e un Gattuso molto invecchiato. I giocatori si salutano, si ringraziano e si scambiano gli auguri di Buon Natale. E noi andiamo a fare le interviste post-gara, signori miei. Interviste post-gara di una gran bella partita. Sì. La Juventus che ha fatto? La Juventus ha vinto col Frosinone 2-1, mannaggia. Niente, rimaniamo sempre a 2 punti. Rimaniamo sempre a 2 punti. Va bene così, va bene così. Riusciremo ad agganciare la Juventus, Ringraziamo il signori miei. mister per aver accettato di Orsolini, rispondere ad alcune ovviamente è domande. un'ottima prestazione nel complesso, bravo Orso. Abbiamo i giocatori giusti per continuare la striscia di imbattibilità. E l'ultima domanda, Venezia è un club vincente, dai. Non ci Grazie possiamo di nuovo per aver lamentare. risposto. Decisamente non ci possiamo lamentare di questo Circo Venezia, che sta facendo veramente grandi cose. Facciamo questi allenamenti che ci toccano. Lasciamo sempre il nostro Greco, sta salendo di un overall. Ok, va bene così. E niente, ragazzi, io per questo video vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, vi ringrazio per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto che continuate a dare a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!